Potrebbe essere una svolta urbanistica e culturale per Teramo e l'intero territorio comunale. La riqualificazione del degradato mercato coperto di Piazza Verdi, da trasformare sullo stile della boccheria di Barcellona o di Milano, potrebbe far cambiare volto alla città. Un progetto di cui si parla da anni, ma che non ha mai avuto né gambe né particolare volontà politica per camminare. Magari neanche soldi, oggi invece si intravedono possibilità e visioni nuove. Il nostro sogno è che il mercato coperto di Teramo diventi un po' su quello che poi sull'onda di quello che avviene anche in altre città europee, ma anche italiane, un centro, un fulcro vitale della città, e quindi una zona dove oltre al prodotto locale, al prodotto tipico, poi si possa trovare anche offerta ovviamente culturale, offerta di tutto ciò che oggi possa unire quello che è il valore del prodotto appunto locale tipico, ma anche con la cultura, con un centro vitale della città. Con quali mezzi farete questo? Noi abbiamo presentato questo progetto all'interno dell'asse settimo del FESR, che appunto sono fondi indiretti comunitari. Ma lei lo sa che è il sogno proibito di tutti i teramani recuperare il mercato coperto? Appunto, proprio perché è il sogno proibito dei teramani ed è il sogno proibito appunto da teramani, è il sogno proibito anche dell'amministrazione. Fino ad oggi è stato proibito, speriamo che con questi finanziamenti possa essere un sogno realizzabile. E i residenti del quartiere di Santa Maria Bitetto, che subiscono da qualche decennio il disagio del degrado del mercato coperto, sono i primi ad auspicare fortemente che si realizzi questo progetto di recupero. Lo sperano come l'ultima spiaggia per il rilancio di una zona centralissima devastata dall'incuria.